e cambiarle, anche assumendosi le responsabilità di avere un danno di immagine ed economico per il rispetto che abbiamo della città e della gente. Io non so di quale altro rispetto si parli e cos'altro dovremmo dimostrare o abbiamo il dovere di dimostrare. Prego. Presidente, volevo giusto fare un chiarimento perché lei ha detto prima perché non mi avete mai provato a contattare. Almeno nella mia trasmissione abbiamo provato, ma non mi riferisco solo al caso di Viareggio, perché almeno nella mia trasmissione non ho mai detto che lei aveva messo sulla graticola carboni. Io non ho mai detto, era un pensiero generalizzato, però non ho mai detto. Si poteva mettere in discussione per i risultati, ma era sempre un pensiero personale, ma non della società. E abbiamo provato. Almeno io nella mia trasmissione ho provato a contattarla in passato più di una volta, ma anche per un suo pensiero in generale, però forse i suoi impegni magari giustamente non c'è stato mai modo. Era un chiarimento che io volevo fare con lei perché almeno io ci ho provato, forse non ci siamo mai riusciti a trovare lavorativamente con i suoi impegni e nel contesto della trasmissione di lunedì sera, tutto qua. Non credo che lei non mi abbia voluto rispondere perché non lo penso. Era solo perché lei ha detto perché non mi avete mai provato a chiamare. Io ci ho provato, però non ci sono mai riuscito a parlare, almeno nell'ultimo periodo. Allora, Bocelli, lei non ha detto che Carboni era sulla graticola. Non No, io non l'ho detto. ha detto che Carboni era lì lì per essere licenziato. Nella mia E, televisione appunto, se non l'ha detto, cade anche la prima domanda. Lei ha provato a contattarmi, ma non è che come conseguenza ha detto cose delle quali io mi sono lamentato in questo non l'ho detto. momento. No, io mi E riferivo. quindi non è che si riferisce al fatto che io non parli generalmente, Esatto, ma anche il mio appunto non era sul fatto se mi cercate o non mi cercate, il mio appunto era non mi trovate e mi mettete in bocca delle parole che io non ho detto, lei non l'ha fatto, quindi il perché non parliamo io e lei, perché io non partecipo alla sua trasmissione o a quella degli altri, a lei la risposta è diversa, mi ha visto apparire in qualche altra televisione e allora la risposta è la sua, evidentemente. Quello che ho detto prima, non intendo avere un ruolo di public relation man perché per il passato anche questo è stato strumentalizzato. Ritenevo che quest'anno fosse più giusto, avendo un organico completo, dal direttore generale al magazziniere, che certe partecipazioni fossero fatte con più attenzione e con meno visibilità. Da qui nasce la indisponibilità a far presentare i calciatori nelle trasmissioni. È vero che i calciatori non stanno andando in nessuna televisione? Mi pare di sì. È vero che quando qualcuno ha chiesto di far andare Carboni o qualche dirigente c'è stata la massima disponibilità? Abbiamo voluto, come scelta tecnica, strategica, poi magari era sbagliato, cercare di essere meno protagonisti, meno sulla scena per poter fare qualcosa di più in campo. Che lei mi chiami per avere delle interviste o d'altro non è una discriminazione nei confronti della sua emittente. Lei non ha dato delle spiegazioni diverse. Lei è quello che ha detto che la società appartiene a Benevento e che dobbiamo mandare via lo straniero. Lei ha detto questo, non ha detto altro. Le televisioni stanno lì, le trasmissioni stanno lì, quindi evitiamo di negare le cose che diciamo che è meglio. E io, quando lei parlava prima al telefono, per evitare che lei si distraesse un'altra volta e poi dicesse cose improprie, ho detto non parli al telefono, perché parlavo di conoscenza del codice civile e del codice morale. Ed era una cosa che avrebbe fatto bene ad ascoltare, o andasse a ripassare sul libro di diritto privato. Perché fare le catilinarum, mettersi lì a parlare contro Dio e contro il mondo, senza rendersi conto, perché non si parla con l'attore, che il film è già finito, che non c'è un giallo, c'è un film normale, di una persona normale che tenta disperatamente di vivere una vita normale pur essendo un uomo pubblico. Ma da questo a dire fuori lo straniero, espropriamo i beni degli altri, no, lei questa espressione non le sa usare, non è che non le ha usate, non le sa usare, quindi è una cosa diversa. Dire questo è nostra e bisogna ritornare a Benevento. Io le ho detto prima, non so se lei era fuori o stava dentro, io sono a Via Santo Colombo. Quando c'è un acquirente di questa società può venire tranquillamente. Spero beneventano, spero più bravo di me, spero capace di portare avanti la società meglio, perché io resto e sarò sempre il primo tifoso del Benevento Calcio. Anche se un giorno
non dovesse più essere il presidente, ma non credo che lei stesse facendo un'asta pubblica attraverso la sua televisione o una colletta, non credo, mi pare che la sua televisione non faccia vendite per televisive, quindi mettere in vendita la mia società non è una cosa estremamente elegante, questo glielo dico con molta serenità, anche perché per prenderla bisognerebbe venderla e io non ho mai manifestato né a lei né ad altri la volontà di ritirarmi da questa società. Ma noi non vogliamo mica che lei vada via. No, beh, quello che pure lei guardi è l'ultimo pensiero che ho nella mente. Volevo solo spiegarle che quando si parla in questo modo, sì, bisogna sapere quello che si dice. Se io un giorno dovessi decidere di andare via da Benevento, sia tranquillo che lo farò nello stesso modo di quando sono venuto, in maniera molto discreta, senza chiedere niente a nessuno e provando a non danneggiare nessuno, perché nello stile di questa famiglia non danneggiare le cose. Non riuscire a fare delle cose non significa non volerle fare, altrimenti ritorniamo alla domanda di prima, perché non voglio andare in Serie B? Io non voglio andare in Serie B, quando sa quando è che non voglio andare in Serie B? Quando altre società di Serie B mi chiamano per offrirmi la poltrona di presidente. Allora non voglio andare in Serie B, perché ho pigliato una fissa. Voglio andare in Serie B con i colori giallorossi. Se non ci riesco, morirò con questo desiderio. Può darsi che cambierò tantissimo, perché mi pare che voi state da 80 anni desiderando di fare questo. Se io ci metto i 80 anni e una settantina in tenga, a me ne cambio fino a 150 anni. Per far piacere questo, facendo il presidente. Poi che a lei faccia piacere o meno che io sia qui. Mi può toccare. Ma non è che mi crea tanti problemi psicologici, altrimenti non sarei estremamente corretto con chi, e il mio telefono ne ha tanti, messaggi di gente comune, non miei dipendenti, perché i miei dipendenti ce l'hanno un grande privilegio, quelli che hanno un posto di lavoro, è l'unica cosa che hanno, perché per il resto sono più liberi degli indipendenti che stanno fuori, quindi non è poi tanto un grave danno essere mio dipendente, proprio non è difficile. Però non ho mai detto che lei doveva andare via. No, ma lei lo può dire, forse la cosa non è chiara. Ma ho capito. Sì, ma non può neanche dire che io devo rimanere e fare quello che desidera lei, no, perché questo lo facevano i romani, ma allora c'era la tratta degli schiavi, dove era un po' diverso. Che e se lo ricordi quando c'ha un microfono in mano ed è davanti alla televisione, perché dirlo a me non serve a niente. Se lo ricordi quando fa altri tipi di trasmissione. Può fare una valutazione complessiva? C'è Moravio, io direi che sta alzando un dito, io gli darei la parola visto che non ha parlato a Volevo fare due domande, Presidente. La prima è che lei prima ha detto che Carboni non è mai stato in discussione. Vorrei chiederle allora come mai sono stati contattati diversi tecnici dai suoi dirigenti, e la seconda è lei in passato ha anche detto che la compattezza ritrovata della curva era fondamentale per questa squadra, e allora vorrei chiederle come mai ha rifiutato il dialogo e il confronto con la tifoseria vietando insomma di presentarsi al confronto che aveva programmato con parte della tifoseria. Allora, la prima domanda mi pare che si sia risposta da solo, no? Ha detto che i miei dirigenti hanno contattato degli altri allenatori, e vuole che le aggiungo qualcosa anche su mia conoscenza, sapevo perfettamente, perché quando si fanno delle valutazioni si fanno a 360 gradi, e quindi prima di decidere che cosa fare, io non ho detto che Calvone non è stato in discussione, ho detto che non vi ho mai detto se ero o meno in discussione, quindi non eravate autorizzati a farlo. Mi perdoni se la interrompo, noi non eravamo autorizzati a farlo perché lei non ce l'ha detto direttamente, però se veniamo a sapere di contatti diretti con altri allenatori vuol dire che Carboni è in discussione. Mi pare... La deduzione la fa lei, non la faccio io. Può darsi che l'abbia fatto per confermare a me stesso che facevo bene a non cambiare l'allenatore. Quindi è una questione di punti di vista. Per quanto mi riguarda, se vado a guardare la vetrina di più negozi, non significa che ho deciso di togliermi i pantaloni che ho addosso e mettermi in mutande. Semplicemente che sto vedendo se ci sono altre offerte diverse, no? Poi se mettimi un minuto tanto lo decido dopo, devo trovare il capo di abbigliamento che mi piace, il prezzo conveniente, il momento opportuno, essere informati, leggere il giornale la mattina, leggere le sue cose la mattina non significa che voglio mettermi al posto suo, significa, quindi lei non è che sia in discussione. Se io sto facendo una ricerca o un'analisi degli errori che ho fatto, non è mettere in discussione, è mettere in discussione se stesso, le proprie scelte, e alla fine
si tira fuori una convinzione. Per quanto riguarda la curva, lei pensa che io in questo momento non sia amareggiato dal fatto che la curva non è in protesta invece che a sostegno della squadra? Se lo pensa sbaglia, perché appunto non è assolutamente questo il mio pensiero. Il mio pensiero è che la tifoseria ha il diritto di manifestare con civiltà tutto quello che pensa, e quindi, ma mi pare di aver capito che la tifoseria, così da qualche sussurro che arriva, più che avercelo con la squadra e con Barboni, e quindi più che avere dei problemi di natura tecnica, anche dei problemi di natura, come la vogliamo chiamare, di sudditanza, vuole che le legga il manifesto che ho i volantini che hanno mandato, così lei avrà modo di sapere perché stanno scioperando, non perché non hanno incontrato di somma. Lei crede che sia normale che io la chiami, la inviti, senza dire o chiedere al suo direttore e al suo datore di lavoro se siete convinti di venire a fare qualcosa che notoriamente voi non fate? Lei lo sa, visto che fa il giornalista, o almeno dice di fare il giornalista, lei lo sa che la Lega ci ha imposto di nominare un rappresentante per i contatti con la tifoseria? Lo sa questo? Sì. E sa chi è il nostro rappresentante? Sì. E allora perché dovrebbero chiamare direttamente di sopra? Quindi è una questione veramente burocratica. No, non è burocratica, è una questione di rapporti, di regole, è quel rispetto di cui si parla, è quell'onore di cui si parla, è quella correttezza di cui si parla a cui la società verrebbe meno. Quando ci è stato chiesto nella questione del caso Evapo, noi abbiamo ricevuto tutti i rappresentanti della curva, tutti, nessuno escluso, perché avevano chiesto di parlarci per darci delle comunicazioni, per presentarci alcune riflessioni, e perché noi siamo aperti al dialogo, non aperti, spalancati al dialogo. Proprio quando siamo in difficoltà lo siamo ancora di più, perché ci farebbe piacere sentire qualcuno che si assume una responsabilità e che ci venga a dire di avere un'idea, una soluzione, un suggerimento. Ma cosa c'è di collaborazione in una telefonata fatta direttamente al direttore di somma, dicendogli che non è un incontro ufficiale ma ufficioso e di cui nessuno deve sapere niente? Cosa c'è in questo al quale noi siamo venuti meno? No, me lo spieghi lei, perché visto che vuole sapere da me perché io non l'ho fatto andare, io glielo sto dicendo. Lei lo sa qual è il modo, non è burocrazia. Lei lo sa che la telefonata che ha avuto il direttore di somma, e che normalmente potrò confermarlo, non perché sia un burattino, ma perché è qui, è stata quella: vediamoci, non diciamo niente a nessuno, è una cosa non ufficiale. Era questo, dottore, la domanda. E che cosa avremmo dovuto fare noi? I carbonari? Andare sotto gli alberi di luce? Dovevano parlare con Salvatore di somma di qualcosa che non si poteva sapere? Quando mi è stato riferito ho detto: Salvatore, mi sembra che la cosa più giusta sia nei canali ufficiali. Se qualcuno vuole parlare con la società, con te, non con me. Io non sono uno che sono tenuto o sono obbligato o non voglio parlare. La cosa più giusta sarebbe stato chiedere a un beneventano doc, Alessandro Cilento, interlocutore fino a 15 giorni fa, cioè in questo casino vorremmo dare la nostra mano, promuovi un incontro, fai in maniera che ci si incontri. E chi avrebbe negato una cosa del genere? Nessuno. Dicevano i romani: cui protesta, a chi giova rompere i rapporti? Io sono convinto che la curva sud sia un elemento estremamente importante di questa città, ma dire che c'è un affronto, un disonore, una mancanza di rapporti perché si chiede un incontro clandestino, e a questo incontro la società si rifiuta di seguire delle prassi che sono più o meno quelle delle botteghe dei carbonari, non mi pare che sia giusto poi accusare noi di non essere corretti. Di cosa? Noi siamo aperti sempre al dialogo. E quando è che si fa questa richiesta di incontro clandestino? Il giorno dopo aver emesso un comunicato che si sarebbe disertato lo stadio, che non si andava allo stadio per protesta contro tutti e contro tutto. Cioè io metto sul giornale che non voglio avere rapporti con il Sannio, che non si deve parlare del Sannio, poi telefono a lei di nascosto, al suo direttore, e dico: ci vogliamo incontrare. Lei questo lo considera un incontro di collaborazione? E nemmeno io. Quindi la risposta si deve dare da solo. Mi dica, tu.
si può fare una valutazione complessiva di questo girone d'andata, quindi di questa prima fase del campionato, semmai spiegandoci anche all'interno di questa valutazione come mai uno di quelli che ha contribuito a costruire questa squadra adesso non c'è più, e come mai probabilmente nell'avvicendamento Pastore di Somma non è valso il ragionamento che ha fatto per l'allenatore, cioè che chi non ha fatto la squadra in questo caso semmai non se ne poteva prendere la paternità. Allora io le faccio una considerazione da chi è investito in questa squadra, non posso fare un discorso tecnico, quello l'ho ascoltato io dagli operatori, così come lei lo ascolta da loro quando li intervistano. C'è anche qui da sciogliere, un attimo, mi lascio una bella l'acqua, ma non perché abbiano così, per pensare, è un trucco per pensare. Il problema è che sembra che ogni anno il rapporto a quello che è l'investimento della società, la stessa società che 4 mesi dopo viene messa in discussione di voler essere chiusa e cancellata, solo 4 mesi fa, dopo le vittorie in Coppa con il Lanciano, dopo la brillante prestazione della Sampdoria, molti di noi, perché io mi metto tra voi, ritenevano di avere la squadra più forte degli ultimi 6-7 anni, con qualche lacuna, ma una lacuna che non giustificava un disimpegno, anzi, dice Vigorito, ha investito ancora una volta, per il terzo anno, visto che io qualche tempo fa ho detto che avremmo fatto un triennio, questo è il terzo anno, qualcuno lo dovrebbe anche ricordare qualche volta. E quindi si è cercato di costruire una squadra riscattando dei giovani, o perlomeno dei calciatori ancora molto giovani, vedi Mancoso, vedi Montini, che sono costati fior di milioni, anche se in migliaia di euro, ma milioni, perché hanno un'età che può essere proiettata anche per il futuro. Si è cercato di dare qualche pizzico di esperienza, la famosa retta sulla quale tutti gli allenatori di questo mondo fondano la loro idea, il portiere esperto, il centrale difensivo esperto, il centrocampista esperto e il centravanti esperto, la dorsale. E mi pare che stanno lì, i Dideo, gli Evacuo, i Mengoni, che non è che stanno qui per fare un regalo, stanno qui perché vengono pagati, molto troppo, e se ne volevano. Però sembra che ogni volta che uno investe, abbia messo l'ipoteca per vincere il campionato. Per cui dopo 90 minuti che stiamo giocando, e quest'anno manca Piccini, abbiamo fatto un altro investimento, cioè tutti quanti a piangere i soldi che io sto spendendo. E io vi ringrazio anche di essere solidali. Lo sareste meglio se faceste una campagna poi di solidarietà, così come ogni tanto qualcuno cerca di promuovere. Però anche quella verbale è solidarietà e io la incasso. Contento di avere tanti amici che si preoccupano di quando andremo in povertà, tra poco, continuando in questo modo. Anche io mi illudo quando mi presentano il conto e mi fanno vedere un calciatore, Pastore prima, Di Somma dopo, che sto costruendo una buona squadra, perché altrimenti come la domanda della Serie B, sarei così coglione da prendere calciatori, fare contratti da centinaia di migliaia di euro e dire questi sono bidoni. È chiaro che non sono convinto che è un bidone quando prendo qualcuno. Questo girone di andata è stata una delusione. Le ragioni affondano le radici non nella sostituzione di un direttore sportivo al posto di un altro. Affondano le radici in elementi sui quali avevamo costruito quello che doveva essere il nostro campionato e che hanno reso di meno, in qualche infortunio di troppo. Ma queste sono le giustificazioni o le spiegazioni che danno i tecnici. A mio avviso siamo venuti meno su alcuni punti interessanti e importanti della nostra vicenda calcistica. E non è venuto meno il solo allenatore, ma è venuto meno la squadra, perché io ritengo che siamo tutti sulla stessa auto. La considerazione finale è: si fa una rivoluzione?
siamo stati accompagnati anche, come sempre, in questa città non ce li facciamo mai mancare, dagli avvenimenti, il Casevapo, l'infortunio dei due portieri, l'infortunio dei due centrali difensivi, alternati, manco tutti i difensivi, alternati, per cui un giovane, a mio avviso, di valore, come Milesi, ma che doveva avere un minimo di battesimo, è stato proiettato immediatamente a fare la prima comunione pure in matrimonio, quando doveva ancora essere battezzato. È arrivato e bontà sua ha dovuto diventare titolare in una squadra che aveva anche delle difficoltà. Qualche altro calciatore ha risentito di una lunga inattività. Vogliamo ricordare che Spinal nell'anno 2013 avrà fatto 5 partite per intero, per un infortunio. Qualche altro che viene indicato come oggetto misterioso, il Di Piazza, che quando ha giocato contro di noi è stato rimpianto da tutti, come uno dei migliori contropiedisti, calciatore di ripartenza, potente. Questo quando era nella Prova Vercelli, che ci classificò con due gol a Vercelli, quando è venuto fuoco in Gubbio, è arrivato sano e poi gli sono capitato tutto a lui. L'ultimo contratturo l'ho avuto 2 giorni fa. Dopo essere guarito, 2 giorni fa è uscito dal campo con l'ennesimo contratturo. Scelte sbagliate? Io so di gente che va dal cardiologo, si fa l'elettrocardiogramma e mentre se ne va che dice stai benissimo, esce e le viene l'infarto. Cioè, stare bene quando fai l'elettrocardiogramma non significa quando viene l'infarto. Noi abbiamo uno staff medico di prima qualità, formato da professionisti locali e extra. Non penso che visitiamo calciatori, li troviamo con le lombalgie o con i muscoli di cartapesta e li prendiamo perché ci piacciono fisicamente. Abbiamo altri gusti, nonostante l'età. È stato un giro di andata deludente. Perché la Paganese vince fuori casa, la Nocerina vince contro Schwarz? Forse perché quelli che giocano senza la tensione di vincere sono più liberi, non dovendo nemmeno retrocedere. Vuole che glielo dica io e le rubo il mestiere. Lei è così bravo a fare il giornalista sportivo. Io non sono contento del giorno di andata, mi auguro di fare meglio nel giorno di ritorno, però ho una cosa in mente, questa ce l'ho ed è la ragione per la quale difficilmente mi sottraggo a certe cose, che noi abbiamo un altro campionato da disputare, che è quello che va da qui a giugno, e se proprio non dovessimo vincere quello a 16 squadre potremmo vincere quello a 8 squadre. Se in sede di mercato di gennaio faremo le scelte giuste, non quelle che volete voi, quelle giuste, che non so chi le sa fare, mi auguro il mio direttore sportivo, mi auguro, perché se non le sa fare lui, sono cavoli amari per tutti. Mi auguro che qualcuno di quelli che non rende, per le ragioni più varie, perché questa città deprime, perché voi li criticate troppo, perché la tifoseria li maltratta, abbia il coraggio di togliersi le mutande, non per farci vedere i genitali, ma per mettersi i pantaloni e andarsene, perché qualcuno dovrà pure andare via. Sa, gli ho detto prima, parlando di lei, non era un fatto personale, se uno scrive la fesseria poi dovrebbe avere il coraggio di dare le dimissioni. Non è che lo pretendiamo solo dai calciatori, giocate male, strappate il contratto e andatevene. Pure noi potremmo fare la stessa cosa, non mi pare che ci siano molti eroi in questo senso, c'è gente che dice, visto che gli è separato per sera è meglio che strappo il mio contratto. Loro nemmeno, è anche normale, sono io la vittima, non il carnefice di questo gioco, perché se assumessi un operaio per fare i panettoni, io potrei contare quanti panettoni riesce a fare al giorno. Un calciatore quando mette il piede sotto il pallone sono cazzi suoi, se lo tira a destra o a sinistra. Poi gli vai a domandare perché e ti dice che c'era una buca a terra, ci dice che non è ribalzato male, e quello purtroppo fa parte del mestiere. Spero che il girone di ritorno, visti anche gli auspici, non ci porti qualcosa di peggio del girone di andata. E allora direi che se tutti quanti lo speriamo, la vostra presenza qui lo conferma, dovremmo fare ognuno di noi il proprio lavoro bene. Non per leccare il culo al presidente, che si fa già il video la mattina, non ha bisogno di queste cose, ma per fare quello che facciamo noi. I giornalisti, se siamo tifosi della Juventus o dell'Inter, neutrali. I tifosi, se siamo tifosi del Benevento, dimenticando per un attimo, nel momento in cui stiamo battendo il tastino e mettendo il 3, il 2 e l'1,
o il 4 o il 5, non ha importanza, di essere diffusi e di fare oggettivamente il nostro lavoro. Questo è quello che penso io ed è quello che faccio assumendo le responsabilità. Era lunga la prima domanda, ma la seconda non mi ricordo. Se te me la ricordi. Ho parlato di Pastore. Ah, Pastore. E anche perché nell'avvicinamento Pastore di Summa non è stato fatto lo stesso ragionamento che è stato fatto sull'allenatore. Perché io credo che il tempo in cui è andato Pastore, che era all'inizio di settembre, se ricordo bene, o comunque era molto presto, non fosse una bocciatura dovuta che portasse forse poi come... chiedo scusa, forse a fine agosto, inizio settembre era andato via, cioè lei l'aveva già psicologicamente mandato via. No, formalmente vuole sapere, vuole... Allora guardi, siccome io mi dire mai in via, io non ho problemi. No, io avevo proposto al Pastore. Sto bruciando pure domande che avevo conservato prima. No, non è le domande non le brucio perché le fa la persona giusta per avere le risposte corrette. Se mi tiene in testa e se mi risposta da solo, no, torniamo ante. Non è meglio che ce ne diciamo. Va bene. Per l'intervista da solo. No, vabbè, ma l'intervista da solo lei la può fare quando vuole, sa che non le ho mai rifiutato nulla. Non lo so. Sono gli altri che si rifiutano di intervistarmi e poi mi scrivono le cose che io ho detto a qualcun altro. Lì se ne rompe. Perché devono, quelli che non leccano, Vigorito, devono obbedire agli ordini di scuderia. Quelli di fare il fotografia di spiego, quello di non mettere il nome, di parlare di traverso della squadra. Cioè quelli che non fanno cronaca sportiva, fanno la cronaca personale. E quelli hanno dei problemi, quelli sono limitati nel fare i giornalisti, non i miei, con i quali mi pare che il dialogo sia sempre aperto e che non significa mai condizionare, ma io non devo difendere, si difendono da soli. E poi se hanno la preoccupazione, i miei giornalisti, che io non gli faccio scrivere, danno le dimissioni e se ne vanno, ma danno veramente le dimissioni. Non trasformo i licenziamenti in dimissioni, perché anche questo va corretto, Una cosa sui licenziamenti e una cosa sulle dimissioni, sono due cose un po' diverse. Pastore, quando è venuto, quando io ho chiamato Pastore da tutti gli altri che erano venuti e che mi giuravano e mi spergiuravano che avrebbero vinto il campionato a gennaio, e appena mi dicevano che vincevano il campionato a gennaio, è vero, io per paura di andare in viso serio. C'è qualcuno, mi pare proprio sul suo sito, che ha fatto una parodia del genere dicendo quali erano i motivi. Io non ho preso qualcuno perché se no quello poi vinceva, io come facevo? Ecco, siccome io avevo paura che alcuni direttori vincessero, mi sono detto queste espressioni, che bisogna sapere alle premesse. Pastore giovane, ambizioso, ha fatto un anno di direttore sportivo e ha anche vinto, probabilmente in una società che lo mantiene correttamente al suo posto, con la sua indipendenza, potrà dimostrare se è bravo o meno. E dissi allo schiavo, così anche lo schiavo si piglia le sue responsabilità, io vorrei assumere questo signore per 3 mesi, fino ad agosto, per vedere come va, come direttore nella campagna acquisti, eccetera, eccetera. E anche per verificare in che modo questo signore gestisce il ritiro, il rapporto con i calciatori, sa, quelle cose che a chiacchiere quando fai con loro non ne sai, quindi devi vederle sul campo. E convocai il Pastore per assumerlo fino al 31 di agosto. E devo dirvi la verità, perciò lei ha detto una mezza verità. No, però questo, non so se lo sapevo. Se parlavo di Pastore non me l'aveva detto. E non le posso dire sempre tutto, se no l'avrei sposata. Se non la sposo vuol dire che qualcosa me la detto pure. Se dico la mezza verità dopo, sono un po' confuso. No, ma lei non deve dire mezza verità, lei deve dire la metà di quello che le ho detto io. Non è che fa metà di quello che ho detto io, metà di quello che pensa lei e lo scrivo. Perché lo può anche dire, dice, però il 50% è di migliori e il 50% è mio, non è che è tutto mio, il suo è mio. E devo dirle la verità, quando Pastore è venuto ha anche accettato di essere assunto fino al 31 di agosto, quindi io dovevo solo firmare il contratto fino al 31 di agosto e lo Sciava ha insistito perché io lo facessi fino al 31 di agosto, ma lì poi scatta il Vigorito Dei, io lo chiamai in disparte e dissi, Tony, a me non piace partire con uno a cui devo affidare una campagna acquisti e dirgli c'hai la fiducia a tempo, fino ad agosto, perché potremmo trovarci di fronte a uno demotivato, senza voglia, che pensa di comprare qualcuno tanto per farlo affare, perché poi il 31 di agosto deve andare, perché c'è anche questo da pensare, al di là del rapporto con il Pastore. Dico, quindi io lo assumo fino a giugno. Tanto, se proprio non dovesse essere la persona che decidiamo da qui a giugno, e vuol dire che
lo licenziamo. Potete che vi corrido invece di pagargli 3 mesi di stipendio, come sempre, gliene pagherà 12, però se non va bene, almeno gli abbiamo dato la possibilità, perché se io lo assumo 3 mesi, tutte le negatività che possono emergere potrebbe essere la conseguenza del fatto che io l'ho assunto solo per 3 mesi. Si sente precario, non si sente sicuro, ha fatto degli accordi privati e quindi su questa tesi l'ho assunto per 1 anno. Al 30 di agosto lei ha detto bene, è già stato licenziato. È stato licenziato perché io non ero d'accordo su come aveva gestito il ritiro, perché secondo Pastore lui gestisce la squadra, la società, i rapporti con le altre società in un modo che io definisco molto non autonomo rispetto alla proprietà, autonomo rispetto alla società. Cioè io l'avevo cercato più volte durante il periodo per avere dei colloqui che lui aveva, però il suo concetto di quello che era il ruolo di direttore sportivo non era esattamente quello che pensavamo noi. Noi, non solo io, noi. C'era stato anche il ripensamento da parte di Di Somma, che dopo essere stato corteggiato molto più di Marilyn Monroe, poi ha deciso di venire a farci compagnia perché ha superato alcuni suoi problemi che io non sto qui a elencare, perché non ha mai detto non voglio venire. Ogni volta che veniva interpellato aveva delle ragioni, aveva superato quelle ragioni e quando è venuto come direttore tecnico dell'area, lasciare Pastore per me non era creare un vuoto, era la continuazione di quando già era cominciato con l'arrivo di Pastore, di Somma, che era una collaborazione tecnica tra un direttore sportivo giovane e un direttore sportivo con più esperienza che avrebbe avuto una persona con la quale dialogare. Dialogo tra sordi e muti, e a quel punto era necessario operare un taglio. Abbiamo deciso la strada dell'esperienza, la strada della conoscenza diretta di una persona e senza nulla togliere al valore di Pastore, che sono sicuro laddove andrà sarà un buon pastore, abbiamo scelto una strada alternativa, ma senza pensare di creare un vuoto, perché in realtà il buon Di Somma, sia pure nella figura di grande correttezza di supervisore, stava già operando da circa 1 mese e quindi Pastore è andato via. Sì. Ritorno sul caso dei tifosi, no? Non ho capito. Facciamo una premessa che tra l'altro anche il comunicato, il primo comunicato, quello dove dicevano di disertare lo stadio, è arrivato prima della conferma di Carboni, quindi la contestazione è arrivata anche prima della conferma di Carboni. Ecco, per fare comunicazione e informazione. Lei ha sempre in passato trovato la forza di andare avanti al di là dei risultati negativi, dei blocchi sfumati, non raggiunti, nei tifosi. Ora ecco, la contestazione in parte tocca anche lei, si sente tradito e dove troverà la forza di andare avanti? Questa è la prima domanda. La seconda invece riguarda il mercato. Tra le accuse che le vengono fatte è anche quella di intervenire e di decidere i giocatori tipo Campagnacci. Cosa risponde? Allora, io non credo che la contestazione iniziata contro Carboni sia legittimata a trasferirsi sulla mia persona. Questo è quanto sta accadendo. Io sono dispiaciuto che una forza importante della componente del calcio, una tifoseria organizzata, ritenga che per una mancanza di rispetto, che io ripeto oggi non era nelle nostre intenzioni, debba invocare uno sciopero contro una squadra. La società in realtà aveva, i tifosi in realtà avevano deciso di scioperare contro la squadra prima di questo mancato rispetto da parte mia, quindi quella era una contestazione contro la squadra accettata a malincuore, con amarezza, ma accettata. L'episodio di Somma credo di aver già risposto, non c'era volontà di mancare di rispetto a nessuno. L'unica cosa che chiediamo da quassù, pretendiamo da quassù, è di non mancare di rispetto creando l'alibi del mancato rispetto.
E quindi andare avanti senza la tifoseria, io mi auguro che ci sia un ripensamento da parte della tifoseria, che la tifoseria che deve dare i giusti stimoli ai calciatori. Oggi hanno vinto perché non c'era la tifoseria, sarei puerile e fanciullesco a dire una cosa del genere. La squadra vince quando intorno funziona tutto bene. Funzionare bene significa anche che il mio auspicio è che la tifoseria ritorni nello stadio ad applaudire e a contestare secondo il momento, nel modo giusto con cui deve fare una tifoseria. Se credo che questo sia il dovere della tifoseria, ancor di più credo che il dovere di un presidente sia quello di portare avanti un campionato con la massima attenzione possibile, indipendentemente dal venir meno di qualcosa. È come sogno se tu mi dicessi: ma l'allenatore dà le dimissioni, ti senti tradito, vai avanti? È chiaro, chiamo un altro allenatore. Io non posso far occupare la curva sud da altri, anche perché ci sono i titolari di abbonamenti. Spero che tornino a fare il loro tifo, a colorare di nuovo quella curva. È brutto non vederla. A contestare, quando ritengono di aver subito dei torti, è giusto. La cosa che pretendo, ripeto, è lo stesso rispetto. Assumere frasi di padre e padrone nei miei confronti mi addolora, ma non mi fa tornare indietro. Non mi mette nella condizione di pensare che basterebbe invitare qualcuno a cena per non essere più padre e padrone. Io non lo ero nemmeno prima, quindi non è che mi si dice ai capelli neri qualcuno, adesso diventa biondo. Forse lo farei pure per accontentare qualcuno, se biondo pensassi che possa essere la soluzione del problema. Mi auguro che la componente che ci ha dato la forza lo scorso anno di lasciare la C2, dove eravamo ormai, ritorni e ci aiuti ad ottenere il migliore risultato possibile. Se poi dobbiamo andare avanti senza tifoseria, sarà un grande problema per i calciatori non avere l'incoraggiamento, sarà un problema per i tifosi che perderanno qualche partita. Qualcuno magari sarà più fortunato di noi, che dovremmo assistere a qualche altro spettacolo, mi auguro di no, tipo Viareggio o Catanzaro. Ma ci saranno anche quelli come oggi che verranno in Prato. È un problema che riguarda la tifoseria. Io non entro nelle loro scelte. Mi auguro che siano in favore della società, ma non nelle loro scelte. Per quanto riguarda il mercato, la seconda domanda. Io non credo in una società dove qualcuno può fare tutto. Io credo che sia giusto, non perché il presidente mette i soldi. Condurre una società di calcio lo si può fare in due modi: investendo in una società di calcio, sapendo che è un ritorno alternativo. Tu investi dei soldi, diventi un uomo più famoso, non era il mio caso, anzi, mi ha fatto solo male diventare più famoso con il calcio, e magari poi ti aspetti che qualcuno si ricordi di te se vai a fare il candidato alle elezioni. Dici, poi piglio qualche migliaio di voti, ammesso che questo fosse un pensiero. Oppure di avere un posto di prestigio nella società medio-alta borghese di una città. Oppure sentirsi importante, perché ti col dito qualcuno dice, quello è il presidente. Ma devi anche mettere in considerazione che qualcuno dice, quello è il presidente, quello stronzo, ce lo mette dopo, perché succede pure questo purtroppo. Quindi io non sono venuto per questo. E allora perché ci sto? Perché mi piace. E non uso il verbo al passato, mi piaceva, mi piace a me oggi. Certo, non sono felice di essere assedagliato o di essere scortato dalla polizia, visto che ho di non poter far venire la mia famiglia come oggi. Visto che qualcuno paventava dei disordini, in realtà poi i disordini non ci sono stati. C'è stata gente che ha protestato civilmente, esprimendo la convinzione che se vado via io le cose vanno meglio. Qualcun altro mi pare di aver sentito dire che se vado via io è felice anche di fare la promozione o la Serie D. E io non posso che essere d'accordo, nel senso che io posso
desiderare di avere un quadro del Goya o posso desiderare avere un quadro della Bancarella, ma insomma questo mi pare che faccia parte della libertà di tutti. Ma io sto qui perché mi piace, e se mi piace, mi piace vedere Salvatore di Somma di 10 a sera e sentirmi dire c'è questo terzino sinistro che va bene, c'è questo centravanti che va meglio. E poi alla fine credo che la discussione finisca, perlomeno per quanto mi riguarda, sempre allo stesso modo. Quindi potete evitare di farmi interviste per il futuro. Salvatore, il tecnico sei tu. Se pensi che questo è meglio di quello, piglia questo e lascia qui. Mi pare che sia questo per la fine. Ma mi diverto in quell'ora, in quelle due ore di una fine di giornata, come il tifoso curioso di sapere se è meglio pigliare il centrocampista X o Y, dal mio direttore sportivo per il quale ho la massima fiducia e stima. Poi mi pare normale che se è quello che mi piace molto, Salvatore dice può venire ma ci vuole un milione, ci penso un attimo solo. E mi pare normale. Ma mai mi pare di aver detto a Di Somma o a Pastore, a Mariotto o a Maglione, quindi ve li nomino tutti in ordine decrescente. No, devi pigliare questo perché questo piace a me, che è quello che poi volete voi. Perché la cosa più bella qual è? Che questa che sarebbe una grande colpa se io lo facessi e non lo faccio, a voi diventa un merito. Ma voi intendo dire il tifoso, il giornalista, il partecipante. Cioè quello che è vietato al presidente, dire prendimi questo perché mi piace, è invece un diritto degli altri. Manda via Carboni, è un diritto dirlo, resta Carboni, è una stronzata. Cioè, dobbiamo trovare un po' di equilibrio in tutto questo. È chiaro che il presidente ascolta gli umori, sente, ascolta pure i suggerimenti di una stampa specializzata. Poi alla fine c'è uno che piglia uno stipendio per questo, che oggi si chiama Di Somma, domani si chiamerà Di Sottrazione, non lo so. Ed è lui che dovrà decidere il calciatore insieme all'allenatore. Sbaglieranno? Sarà un problema loro, è un risultato che mi metto io sulle spalle. Faranno bene? State tranquilli che tutti gli riconosceranno le capacità e diranno meno male che il presidente ha fatto fare a loro, perché se era per lui stava facendo una cosa stronzata. Quindi faremo come abbiamo fatto sempre la campagna acquisti. Abbiamo individuato delle posizioni, questa società interverrà sul mercato, su questo non c'è dubbio. Chi saranno i calciatori non lo chiedete perché non ve lo diranno, fino a quando non verranno, perché ogni volta che voi cominciate a fare il tam tam creiamo aspettative e aumentiamo il prezzo di quelli che dobbiamo prendere. E vi sarà dato l'informazione corretta sul sito del Benevento Calcio, in modo che tutti prenderanno l'informazione e nessuno farà lo scoop. Poi naturalmente ci stanno quelli che sono più bravi degli altri e riescono ad avere le informazioni indirette, come diceva prima Carlo. Abbiamo saputo che avete fatto questo, ma quella è un'abitudine che hanno obiettivo di giornata. L'ultima volta che si è parlato dei rifiuti che stavano nelle fondazioni delle turbine eoliche, il loro factotum ha detto che aveva sentito nei bar che i rifiuti tossici sono in fondazione delle turbine eoliche. No, Presidente, questo non glielo permetto. No, lei non si permette di dirmi quelle che mi permette. No, io lo dico e me ne assumo la responsabilità. Sta tirando in mano il mio giornale. Quello che lei ha detto. Quello che ho sentito direttamente sono stati direttamente i tecnici che mi hanno detto sì, la società ci ha chiamato e per questo mi sono permesso. Abbia il coraggio di fare nome e cognome. Voi sul giornale, voi. Michele Serena, Michele Serena mi ha detto sì, mi ha chiamato Di Somma. Allora voi. E questo sì. Ah, no, di cui io parlavo dei rifiuti, no, questo lo vuol dire. No, non mi interessa, ma io mi occupo, io parlo. Io pensavo che lei si fosse intossicato. No, non mi interessa, sia sereno. Sta mettendo in discussione il mio lavoro. No, guardi che si era addormentato, stava parlando dei rifiuti tossici. Glielo dico io, lei stava dormendo. No, glielo dico io, l'ho visto che ha abbassato la testa e dormiva. Stavo sveglio, ascoltato. E se stava sveglio allora dorme normalmente anche quando sta sveglio. Sì, ma questo adesso ha continuato ad offendermi, non si rende conto. Lei se ha problemi di natura di offese può andare a fare le denunce, sia tranquillo, tanto io non ho problemi. Io stavo parlando di rifiuti tossici e non di quello che lei ha assunto come informazione. No, non ha fatto il paragone, quindi penso sia la stessa cosa. Lei lo pensa, io lo dico, i vostri pensieri. Non è che lo penso, Presidente, lei l'ha fatto. Che cosa ha fatto? Ha fatto il paragone tra le due cose, non c'entrava assolutamente niente, perché le mie non sono invenzioni. Cosa che ha detto lei. Lei riesce a non inventare, deve essere una ragazza se la mette in gamba e comunque non intendo continuare la conversazione. È così che taglio lei i discorsi. No, la prossima volta la chiamo come consulente, sia tranquillo. No, tanto qua di consulenze ne diamo parecchie, come le lauree in legge, quindi sia tranquillo.
Per quanto riguarda, quindi, l'abitudine di riportare le cose fuori dal bar, non è un problema noi, è un problema vostro. Quindi noi i tifosi daremo le informazioni giuste quando avremo concretizzato quelli che sono gli acquisti. Fino ad allora quello che io posso dirvi come società è che noi intendiamo giocarci questo campionato, questo di 16 partite, se non dovesse andarci bene quello da 8 partite, quello che ci sarà, perché riteniamo che ci sia tutto lo spazio. Abbiamo la volontà e il desiderio di portare avanti fino in fondo una stagione, speriamo con risultati diversi da quelli del primo tempo. Consideriamo un primo tempo che si è esaurito. C'è qualcun altro che vuole farmi qualche domanda? Allora vi ringrazio tutti e vi faccio gli auguri. Grazie.